tablet, i telefonini, che da una parte sono anche utilissimi, assolutamente indispensabili, però non possono sostituire il libro. Allora mi sono detto, bisogna fare qualche cosa. E i bambini dicevano, maestro, parla tu questa cosa. Perché dobbiamo aspettare sempre che la parla? E quando non potevo dire di no, allora mi sono inventato questa cosa per portare i libri dove ce n'è più bisogno. I libri hanno messo le ruote. Non è una idea mia. Fu un fanciullino di terza, io allora facevo la, insegnavo in una terza elementare, che quando ha sentito che i libri erano lontani, ha detto, maestro, ho sentito che ridevano. Perché ridete? E loro mi hanno detto, perché Michele, che era un tipo intelligente, ma che mi piace, ha detto la solita fesseria. Ha detto, Michele, che cosa hai detto? E Michele non lo voleva dire. Poi alla fine, maestro, che se voi avete detto che i libri sono lontani, per avvicinarli dobbiamo mettere le ruote. Ed ecco perché è nato, i libri hanno messo le ruote. E i libri bianchi non sono un'idea mia, ma anche questa di una bambina fanciulla, era in seconda media a San Mauro, un paese della collina Materana. I ragazzini stavano prendendo un libro, questo è accaduto in 2009. Una Adalina, così si chiama questa fanciulla bulgara, disse, maestro, e se i libri li scrivessimo noi? Quindi è nata questa altra cosa, ti fa scrivere i libri. Quindi come mi è venuta, vieni qua, vieni qua. Quindi l'idea mi è venuta per portare i libri in giro, perché sapevo che c'erano bambini ai quarti, dove vivevo in paesi spessi, dove praticamente non vengono in libreria, qui sono poi comprare un libro, cioè non a potere, ma ci sono paesi dove non ci sono libri. E quindi il compito di questo motocarro, ma anche il motocarro nelle nostre terre, è un mezzo unico, è un mezzo senso, quindi si può anche dare per avvicinare il libro alla mia, per portare il libro dove ce ne sono. Qualcuno di voi ha un'altra domanda? Chi non è entrato nella casetta? Quando non entra la voce? Un attimo. Lui mi ha chiesto, maestro, ti piace questo lavoro? Se non mi piaceva, non lo facevo. Perché io faccio anche viaggi lunghissimi. Parto la mattina presto, andato ultimamente, sono andata a Scorrano, provincia di Lecce, e sono partito praticamente alle 5. Ma perché lo fai? Io sai come lo faccio. Perché mi piace. Quindi la risposta che mi ha chiesto, ti piace? Qual è la risposta? Sì, ti piace. Qual è stato il paese più lontano dove sei stato? Il paese più lontano è stato Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Quel giorno feci il viaggio di ritorno 9 ore. Sono feci 360 chilometri. Partita da Sant'Antonio Abate alle 4:15 di notte e arrivai a casa mia alle 14:30.